vi ho ascoltato e non so, mi rendo conto che come cittadino, giustamente diceva il signore qua dietro, avrei dovuto partecipare di più, esserci di più. Io l'ho già detto qua, ma lo dico già da anni a me. È colpa mia se il team ha questo debito qua, è colpa mia, è colpa mia. Perché dovevo muovermi 10 anni fa, 3 anni fa, un mese fa, 2 mesi fa, ma non stare fermo e continuare a dire, parlare. Dovevo uscire, andare in piazza, andare e non venire più via. Io non so cos'altro poter fare. Cioè, non posso pensare di prendere mano le manere e farmi giustizia da me. Perché io la situazione che ho, ascoltando, è che parlano di tecnici. Cazzo, ma ragazzi, ma io ho una gestione di 1200 euro al mese e ho una famiglia, una bambina di 3 anni, so che devo fare quelle robe lì. Se ho 1200 euro al mese, ne spendo 1000 e ne metto via 200. Il mese dopo ne spenderò 200 in più perché se vado a comprare il biberon. Cioè, queste sono le cose, questo che stiamo parlando qui. C'è gente che ha ipotizzato che ne siate milioni e dopo tranquillamente dice: no, sono 14. Cosa, vai via intanto? Prima lo prendi e vai via. Cioè, io, a me dispiace essere così banale o gretto, non so, ma a me non è. Cioè, scusate, io a casa vostra fate così. Cioè, io mi, a casa vostra voi facciamo così. Io so che dopo ci sono dei problemi gestionali e così che bisogna anche calcolare, ma guarda che parliamo qui adesso. Tanto entra, tanto esce, basta. Stop, finito, non c'è niente altro da dire. Cioè, se dobbiamo fare un investimento di fare un acquedotto nuovo, chiediamo tre, io lavoro in ente pubblico, tre preventivi, capiamo che mettono giù i tubi buoni e non quelli buoni, poi facciamo un gas, così facciamo il nostro acquedotto insieme a quello di Piove, di tre comuni e lo facciamo costare meno, basta. Sono soldi pubblici. Se queste cose lo facevano con soldi privati, ognuno fa quello che vuole dentro casa sua. Vabbè, sono soldi pubblici, sono soldi di tutti. Il mio problema, voi avete capito, il mio problema però è questo qui: come facciamo a uscire fuori da qui? Perché qui siamo d'accordo, siamo bene che ci troviamo, io lo dico da tempo, bisogna trovarsi almeno adesso, perché partiamo proprio da zero. Io l'intenzione che ho come democrazia, e questo è un nocciolo fondante, è che stiamo partendo da zero. In questi 25 anni da che è nato Canale 5 nell'86, siamo partiti da zero, sono dopo vero da colpe, però colpa nostra, da zero. E forse questa tipo di iniziativa che io non entro nel merito perché non ci capisco, però forse questo è forse il domani. Io per questo sono qua, per capire cosa sarà fra 3 mesi, fra 3 anni, fra 30 anni, perché spero di vedere, io ribadisco, di questi giovani che vedo qua. Spero di vederli tra 3 anni al consiglio regionale e uno di questi che fa il ministro. Questo io spero di vedere. Questo so solo questo. Però io credo che queste assemblee qui hanno questo di forte in sé, che adesso non è che devono cavalcare, devono cercare di condurre la popolazione che è fuori di qui. E che continua così a dire pago i 100, non so, compro l'adesivo, lo metto, non so. Bisogna andare fuori se ci crediamo. Andare fuori e dirle cose, perché se diciamo le cose che avete detto qui, 27, 22 e 14, quanto prende un funzionario del BIM? Cioè, io voglio sapere, ma prende un funzionario del BIM per decidere che sbaglia 20, che 27, 22 e 14. Cosa fa tutto il giorno? Scusate, ma che ce lo dicono? Sono soldi pubblici, eh. Stiamo parlando di soldi pubblici. Scusate. Buonasera, siccome il manifesto